Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, cari Mauliani. Buon sabato sera, buon sabato sera. Non so chi c'è in questo momento davanti al computer o al telefonino a guardare questo video, però intanto buon sabato sera a tutti ragazzoli. Oggi il sondaggio ha deciso tra i due giochi da portare sul canale, ovvero Uncharted 4 o Broken Sword. Il sondaggio ha deciso per Uncharted 4, quindi ragazzoli, prepariamoci, siamo carichi e partiamo ragazzoli. Allora, modalità storia, partiamo proprio dalla storia e così continua. Epilogo, nuova partita. Conservare i tesori della sedia del salvataggio di questa partita? No, partiamo proprio da zero. Difficoltà, raga, io metterei medio. Perché è difficile e devastante e facciamo una mala fine. Andiamo con medio. Dai, tanto lo dobbiamo giocare. Aggancio mira, sì. Visuale assistita, sì. Visuale assistita veicoli, sì. Dai, raga, siamo scarsi. Non ci nascondiamo dietro a un sasso. Dico, siamo scarsi. Nuovi dati. Nuovi dati di gioco. Sì, proprio così. Salvataggio in corso. Ok, si parte, raga. Si parte con Uncharted 4, signori miei. Allora. Ok, ci siamo, ci siamo. 100%. Si va, si va. Per monti e per città. Tralalero, tralala. Tu, tu, zumpa. Sono un uomo di avventura. Devo seguire il mio destino. Harry Avery 1900, 1694. Bello. Sono un uomo di avventura. Devo seguire il mio destino. Andava letta con più enfasi. E invece l'ho letta da pirla. Va bene, no, non fa nulla, non fa nulla. Non soffermiamoci su questi particolari. Iniziamo benissimo. Leggermente il diluvio universale. Oh, questo è Nathan, questo è Nathan. Non va per niente bene. Siamo in Reggiti! vetta, non può credere. Oh, una base di navigazione in perfetta. Porca miseria che sta Nathan! Ci sono le costole! Sai, Sì, lo so! sempre ci sono Riaccelera! dietro è il Sto nostro già andando più fratello, veloce quindi che non posso! sono in anticipo. Anche se sicuramente già avete visto l'altro giorno. Ora, io non ricordo se sono accede. Ah, noi guidiamo la barca, ok. Noi guidiamo la barca, bella! Tu prosegui verso l'isola, io tengo a bada, ok. Se vedessi l'isola sarebbe tanta roba visuale. Oh, vi sono montagne. Andiamo, andiamo, andiamo. Vista visuale, bello. Questo ci è passato di sopra con la barca, oh, va bene. Dobbiamo andare verso l'isola, zio. Facciamo un po' di zigzag, tattica dello zigzag, funziona sempre la tattica dello zigzag, raga. Mamma mia, ma io dico, per fare una gara in barca, potevate scegliere un giorno migliore. Che è una giornata di marmellata come questa. Allora, mio fratello, si sappia, mio fratello c'ha una mira di marmellata, signori miei, perché non ne c'entra uno. Sono ancora tutti qua che ci stanno facendo saltare in aria, va bene. Fai un po' di zigzag, fai un po' di zigzag, ma se gli passo di sopra con la barca, mi faccio esplodere. Dai, levati. Faccio come fa la polizia, ti passo di sopra. L'hai mandata? Non ho capito. Questo pure, questo pure. Passa di sopra. No, mi ha fatto. Che cazzarolata! Questo è grosso. Ma quello è grosso, porca miseria. Dai, troppo grosso. Noi abbiamo una barchetta di legno che secondo me affonda velocissimamente. Dai, 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 dai. Ma sono raggi di segnalazione? No, sono proprio bombe. Porca miseria, raga. Porca miseria, guarda che siamo. No! Penso che siamo morti. Ah no, siamo ancora vivi. Siamo vivi, siamo volati in aria. Ok. E quindi? Ci immergiamoci. Quella è un'elica. Mamma mia, che siamo passati vicino all'elica. Dai così, dai così. Torna su, torna su, torna su, zio. Torna su che stai a morire. Torna su che stai a morire. Torna su che stai a morire. Ma sai tornare su, ragazzo? Sali, sali su. Mi stava a morire. Ma boh. Forza, forza. Sto bene, sali, sali, sali. Come cazzo non si sale in questa barca? Presto, presto. Cosa? Ok, posso. Tieni pervenuto per ripararti. Ok. Tiriamo delle due per mirare, ok, quindi così e poi. Perfetto, anche quello. Ok,
Questo abbiamo fatto tipo il tentativo. Ok, devo un attimino riprenderci la mano, raga, perché io lo giocherò il lato un po' cantato. Devo un attimino riprenderci la mano. Quello che ha fatto saltare in aria, riesci a darmi la mira sul barilozzo? No, non riesci a darmi la mira sul barilozzo. Questi, salve, benvenuti anche a voi. Chi c'è? C'è un altro là. Uccidilo. Ok. Sono belle queste barche che fanno un solo. Triangolo per ricaricare. Ok. Facciamo letteralmente schifo a sparare, raga. Ce l'ho fatta. Oh, ce l'ho fatta, meno male. Funziona. Dai, ripartiamo. Con una capriola siamo arrivati a posto guida. E siamo riusciti a ripartire. Oh, l'isola, vedo l'isola, vedo l'isola, raga. Scogli davanti a noi, non li vedo. Porca miseria se li vedo. Via, evitali scogli. Non attacchiamo qui noi, cortesemente. Evitali scogli, questo ci ha dato una spintone. C'hai uno scoglio davanti, mi sente il Titanic. Reggiti forte. Ok, dai, verso l'isola. Io non so dove andare. Ha detto verso l'isola, ma non... Attento! Ma che... Ci hanno leggermente tirati sotto con una nave, però va bene, raga. Che partenza, signori miei. La suora. Che cazzarola... Nathan? Oh, questo è Nathan da giovane. Cosa dobbiamo fare con te? Ormai sarai stufo delle mie prediche. E io sono stufa di ripeterle. E ora dovrai stare qui con me per il fine settimana invece di andare in ritiro con gli altri. Non mi importa. Ah, quindi sì, c'è... Va vero, ci sono le alternanze, praticamente. Perché devo essere... Quello che succede nell'attuale e quello che succedeva nel passato. Non voleva ridarmi il mio libro. Abbiamo fatto una rissa. Ti avevo detto di tenere in casa. Siamo dei bimbi rissosi. La colpa è soltanto tua. Interessante. Questo mi dà il diritto di rubarmeli. Quindi pensi che ti dia il diritto di tirargli un pugno? Vabbè, oh, se non mi vuoi dare il libro, gli tiro un pugno. Non era solo per il libro. E l'ABC. Ah, non era solo per il libro. Per cosa, allora? Niente. Lo dirò al confessore. Lo dirò al confessore, ok. Nonostante i miei sforzi, sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello. È un peccato. È un peccato. Oh, quindi pensa, noi da piccoli siamo in un orfanotrofio, diciamo. E il nostro fratello ci ha preceduti e ha fatto degli errori. Sam? Quindi nostro fratello ci sta facendo scappare dal... Ci ha fatto segnale per scappare dal... Ah, ok, possiamo giocare. Il richiamo dell'avventura. Ok, possiamo prendere qualcosa? Aspettate, fatemi un attimo prima capire... Perché non ti muovi, zio? Che problemi hai alle gambe? Perché non ti muovi? Possiamo rubare qualcosa agli altri? Visto che ci hanno lasciato qua da soli, possiamo... Possiamo fare qualcosa? No, non possiamo fare nulla. Va bene, allora. Usciamo dalla finestra. Premi X per scavalcare, ok. Ok. Andiamo verso la luce. No, tanti vedo. Passa di qua, ok. No! Troppo scivoloso. Qua scivolo e mo ci andiamo di qua. Ancora ne vuoi? Mamma mia, siamo dei gatti praticamente. Se io a che età può avere questo bambino? 11 anni? Cioè io a 11 anni giocavo con le bambole. Questo scavalca i tetti praticamente. Va bene. No, ma non ti preoccupare, il pigiama non lo stiamo rovinando, tranquillo. Poi lo facciamo lavare alla suola che ci chiederà: ma come mai c'hai tutto questo sudiciume nel pigiama? Hai fatto un brutto sogno? No, ci siamo semplicemente calati da 8 finestre. Ah no, qua dobbiamo rientrare. Salve. Ok, fai piano. Come faccio per fare piano? Penso che dobbiamo andare... si entra di lì.
È nostro dovere aiutare i ragazzi come lui. Ma il rischio di trascurare le decine di altri ragazzi sotto la mia tutela. Presto individuato, ok. Cosa vuole che faccia? Cosa vuole che faccia? Sa già come la penso. Vabbè, inutile che leggo. Non può rimandare il problema. Senta, parlerò con lui domattina stessa. No. D'accordo? Buonanotte, padre. Buonanotte, padre. Notte, sorella Catherine. Prima se la suora viene in questa direzione siamo fottuti. No, se n'è uscita. Meno male, ok. E ci lascia la porta aperta. Brava la suorina. Che brava la suorina. E noi verso dove dobbiamo andare? Allora, la suora sta accendendo tutte le luci possibili e immaginabili. E sta scrivendo, ok. Ma noi dove dobbiamo andare? Ah, là, là, dobbiamo andare là. Accidenti. È chiusa, mannaggia. Andiamo di qua, andiamo di qua. Andiamo di qua. Che cos'è questa cosa? Prendila, è la mia cartella. Leggi, leggi. Ho fatto San Francis, rapporto generale. Ho intravisto Edward sventolare uno dei libri di Nathan per farsi beffa del bambino. Nathan l'ha aggredito e l'ha scaraventato a terra, sebbene Edward sia più robusto di lui. Mi sono affrettato a dividerli, ma non prima che si fossero colpiti a vicenda. Firma l'iniziativa padre Ryan Duffy. Ok. Zoom, ruota, non c'è nulla di interessante. Zoomiamo, che siamo carini. Va bene, riponi. Niente di interessante. Dov'è la suora? La suora è ancora là. Quindi qualcosa mi dice che dobbiamo andare nella stanza della suora. Allora, la suora è là. Ok, che sta facendo i disegnini? Allora, non devi saltare, scemo. Devi ripararti, ok. La suora è lì. Premi L3. Quella finestra. Ok, dobbiamo uscire da quella finestra. Va bene. La suora, porca miseria, mi stavo per lanciare. Ma che fa? Ma che fa la zia? Fuma, la suora sta fumando, raga. La suora sta fumando. Con la finestra aperta, certo, brava, brava. Bravo. Non si fanno queste cose, non si fanno. C'è il camino acceso. E ma non possiamo pa... No, tu sei tutto scemo, Nathan. No, ci siamo fatti beccare. Sei proprio nei guai. Ma porca miseria, ma... Ma mannaggia di una miseria. Dovevi semplicemente girare dall'altro lato. Stanno riaccendendo la sigaretta. Se stanno di nuovo riaccendendo la sigaretta. La suora. Dai, 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 dai. Ok, questa volta ci siamo riusciti. Dobbiamo raggiungere il divano. Quando la via è libera, muovi per uscire con una capriola. Ok. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Abbiamo fregato la suora, raga. Abbiamo fregato la suora. Ok, con calma, con calma. Tieni premuto. Girati. Bravo così, Nathan. Ok, questo ha finito di fumare. Arrivo, padre. Vai veloce, vai veloce, vai veloce. Scavalca, scavalca. Ok, ok, raga, ce l'abbiamo fatta. Come si faceva per calarci? Andiamo. Tieni le... Ah, basta chiedere, visto? Riesci a scendere, ok. Salta di là. Ma sei scemo? Ma sei scemo? No, mi devo ripartire dalla suora, ti prego. Ah, ok, meno male. Ok. Mamma mia, che forza nelle braccia che c'ha questo bambino. Ah, Sam è là sopra. Ok. Andiamo, 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 andiamo. Sam, aspetta. Che devo aspettare? Dove stai andando, zio? No, più che zio, bro. Ehi, bro, dove stai andando, bro? Ha detto aspetta o è impressione mia?
Ma dov'è? Oh, eccolo qua. E quindi? Che fa? Ci guardiamo così a distanza? Penso che io debba saltare là sopra, raga. Quindi forza, coraggio e buona volontà. Salta! Bello il salto. Andiamo di qua, andiamo di qua. Bello così. Salto passaggio di qua. Gira, ok. Scendi. Cioè, comunque c'è una forza nelle braccia paurosa questo bambino. Ho 11 anni, io ripeto, ho 11 anni giocavo con le macchinine. Quasi fatto. Questo ce l'hai quasi fatto. Dai. Sali, 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 sali. Che è la solita sfiga, raga. Dai, 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 piano, 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 piano. Bella così. Ok, Sam. abbiamo raggiunto Sam, signori. Abbiamo raggiunto Sam. No. Ci ha lasciato la borsa con la torcia. Che bastardo. Ah Oh, no, devi imparare a ok. guardarti le spalle. Certo. Ehi, è bello vederti, fratellino. Fratellino, hai visto, Cosa? l'avevo detto. Cos'è questo? Ma scherzi, di nuovo, non è niente. E il patto di non cacciarti nei guai? Niente. Ma ci spalava merda addosso. Allora? Ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso e mamma è all'inferno per... Nathan, dai, lo dicono solo perché sanno di ferirti. Capito? Devi imparare a riderci su. Tu non ridi. Questo è un bel Fa quel che consiglio. dicono, Mai, come mai faccio. prendere Tieni. gli insulti troppo. Bisogna Non prendi sempre freddo. porgere l'altra guancia. Come direbbe Forza. il Papa Maullo, Quindi, porgete sempre sei punto l'altra P così. guancia, ragazzi. Se le suore ti beccano, chiameranno la Ho polizia. un regalo per te. E non può aspettare Natale. Cosa? È qui fuori. E il non cacciarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione. Ok. Dobbiamo seguire il nostro sistema. Allora, ragazzoli, io per questo primo video mi fermo qui. Dai, dammi una mano. Ragazzoli, fatemi sapere nei commenti se vi piace questa serie. Noi ci vediamo domani sera alle 9:30 con un altro episodio di Uncharted 4. Se i commenti sono positivi, noi continuiamo la serie sabato prossimo. Sabato e domenica prossima. Detto questo, ragazzoli, un grazie per i like, per i commenti e per non so perché cos'altra cosa. Vi auguro una buona serata. Detto questo, un abbraccione a tutti. Ciao, ciao, ciao ragazzoli. Bella.